Ed eccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati dopo aver ottenuto il segreto della città più avanti e cerchiamo di finire di esplorare come si deve sto lago. Che in teoria, ormai in sta zona sappiamo come andare avanti, ci cioè dobbiamo trovare tre torri e accenderle in teoria. Però abbiamo già cominciato a esplorare sto lago, a questo punto direi poi di finire, no? E per pura fortuna ormai da poco comincia pure a farsi giorno, quindi avremo pure un po' di visibilità in più. Qualcosa avevamo già attivato. Esatto, lo confermo. La vedo pure un'altra grazia. A caso. E questa è già tutta zona che ho esplorato in passato. Già, raga, mi sa che abbiamo già finito tutto quanto. Abbiamo trovato una boss fight estremamente easy. Ci siamo fatti invadere. Abbiamo trovato un paio di dolciottucci carucci. Però niente di più. Perlomeno il centro non sembra nascondere altri segreti. Forse ci siamo persi qualcos'altro sul bordo, quindi faccio una rasciata veloce veloce. Tanto ormai vi ho già ammazzato tutti i nemici, ho esplorato tutto, quindi ci metterò giusto un minutino, dai. Ok, abbiamo finito il nostro giretto. Ora godiamoci Sellia, città della stregoneria delle terre di Kaelid. Aia, mi hai fatto male. Ora ti culo, muori. Ma stati fermo. Mi sembra di aver sentito qualcosa. Là ci sta pure un coso che però non so se mi conviene cercare di attaccare ora, perché se non lo one shot quello probabilmente dopo scappa. Allora, dobbiamo prima di tutto capire. Allora, questa sarà una delle torri, ci arriverò con quel ramo lì. Questa può essere un'altra torre? No, tutta parte del palazzo questa. Ok, intanto proviamo ad ascendere la prima torre, no? Giusto per vedere se siamo sulla strada giusta oppure no. Sì, da qui si può fare, in teoria. Ma che cavolo è quella roba? Scusate. Solamente delle gemme colorate? Ok. Ok, ci siamo riusciti. Un po' di fatica. Ma con tanta calma alla fine si fa tutto. Sì, esatto, su queste torri. Picciola PM. Da qualche parte in città è stato distrutto un sigillo. Vabbè, nel dubbio prendo questo oggetto che è un bastone dello smarrimento. Ah, potenzia le stregonerie dell'invisibilità. Bastone che ha perso la scintipietra, brandito dagli stregoni che perseguono la conoscenza tramite l'ascetismo. Questo bastone è efficace solamente quando lancia stregonerie di invisibilità, ma per alcuni è una qualità sufficiente per impugnarlo. Quindi per gli altri incantesimi diventa inutile. Che bastone di merda. Cioè, a meno che non ci siano pure incantesimi potenti offensivi dell'invisibilità, che è una cosa che dubito. E poi potrebbe anche esserci, potrei dire una cazzata, però. Così, a intuito, a occhio e croce, gli incantesimi di invisibilità semplicemente rendono invisibili, no? Anche se in realtà potrebbe essere utile per i pseudomaghi guerrieri. Diciamo, per quelli che vogliono usare incantesimi, ma non vogliono usare gli incantesimi veri. Che voglio usare giusto un po' di incantesimi in maniera molto situazionale, senza prendere la roba seria. Là ci sta pure un'altra di quelle torri. E queste qua sono ovunque, minchia. Oh cazzo, non l'avevo visto proprio. Minchia, qua di gente invisibile c'è veramente un casino. Per l'appunto! Manco mi fanno finire di parlare che appaiono i bastardi. Veramente troppi, raga. Oh, in teoria dobbiamo andare di qua, credo. Forse. Spero. Di là ci sta pure il coso. Vabbè, prendiamo prima l'oggetto. Fungo tossico, bell'oggetto di merda. Oh no, c'è un nemico. Ok, dal suono sembra essere un banale nemico marionetta. Ed è un banale nemico marionetta, però è particolarmente stronzo.
fine, però. Porca miseria. La marionetta de merda. Te picco quelle spade su per il culo una a una. Quanti cazzo sono sti pezzi di merluzzo fritto? Ah, ti piace la magia? Beh, ti lascio scomparire, vedi, sono mago anch'io. Vuoi vedere anche tu la mia magia? Yeah, becca. Ora sei vivo, ora non più. Uah! E ora devo risalire di nuovo in qualche modo. Io sono andato, si è fatto giorno, quindi ora il tutto diventa un po' più facile da esplorare. E tanto crema. Vediamo anche il quadro che ogni tanto ritroviamo a caso. Dipinto manto rosso. E leggiamolo, dai. Opera di un artista errante. Rievocazione di un dipinto intitolato Manto Rosso. Sembra che l'artista abbia catturato il paesaggio visto attraverso lo sguardo di chi sta per essere stretto nell'abbraccio della morte. Ancora oggi, visitare luoghi immortalati dal dipinto permette di comprendere l'animo dell'artista e gli ultimi momenti del morente, e soprattutto permette di farti già ricogliere perché c'è uno stronzo che ti attacca a qualche parte. Che crepa! Madonna, sta gente veramente c'ha problemi. Tu ti fai i cazzi tuoi, esplori la zona e ti arrivano in 80 a cercare di farsi ammazzare da te. E penso che i nemici ora siano quasi tutti morti, dai. Non voglio dire nemmeno il 90% perché non mi fido, perché qua gli stronzi sono troppi, però almeno l'80% dei nemici penso sia morto. No, è uno di quei figli di puttana che si teletrasporta. Non cascare, non cascare. Ok, facciamo così. Teletrasportati ora, stronzo. Accendiamo l'altra torre. E ne mancherà solamente una. Ed ecco la seconda. E poi non è stato distrutto un sigillo. È stata distrutta parte di un sigillo, no? Io ancora li vedo i sigilli qua in giro. Cazzo, no! Porca troia! Pensavo che il salto fosse abbastanza alto, invece si arriva a torre. E invece no! Da qualche parte un sigillo veramente è stato distrutto, tipo questo qua. Ok. Cometa notturna. Potrebbe essere veramente un incantesimo di quelli invisibili, sapete? Potrebbe aver detto la cagata. Stregoneria notturna di Sellia, città della stregoneria. Scaglia una cometa magica traslucida. Gli stregoni di Sellia erano degli assassini. E spesso davano la caccia ai loro stessi compagni. Quindi sì, raga, prima ho detto la cagata. Vabbè, se non altro c'è una cosa positiva. Ovvero il fatto che ci sono incantesimi ancora più fighi in questo gioco. Allora, qua abbiamo visto tutto. Qua tutto. Manca solamente quella torre là. E questo oggetto. No, non cadere! Cavallo di merda, mi ha tradito. Ok, sto giro sono rimasto su. Tutti i sigilli sono stati distrutti in teoria. Quindi possiamo ricominciare a esplorare. Consci del fatto che possiamo andare dove cazzo ci pare. E che molte strade si saranno aperte. Che mi ricordo di aver visto un minimo 4-5 porte chiuse da questa magia. Anche se non mi ricordo dove. Questo è ottimo in teoria. Scarabeo della lacrima cerulea. Questo con gli incantesimi, vero? No, aspetta. Ah, aumenta leggermente l'effetto dell'ampolla di lacrime cerulee. Ma incrementa i danni subiti. Quindi una roba un po' di merda. Cioè, sulla carta potrebbe essere anche caruccia come cosa, però l'ampolla di lacrime cerule è anche fin troppo potente, non ci fai niente. Non che questa sia una cosa negativa per me, no. Per me è una cosa assolutamente positiva, perché vuol dire che c'ho anche fin troppo mana. E quindi c'ho la libertà assoluta di fare il cazzo che mi pare. Però a causa di ciò, questo oggetto è totalmente inutile. Vabbè, vediamo cosa possiamo trovare qua in giro. Che c'è delle porte chiuse, tipo una qua dietro, mi ricordo da qualche parte, scusate. Ah, eccola qua. Chiave della spada magica. Ragazzi, ce ne mancava solamente una, l'abbiamo trovata. Che ci stava un punto con tre torri dove si avevano delle chiavi magiche per sbloccare le torri che fanno un teletrasporto mistico di sta ceppa. E questa è la terza chiave, perché là in zona ne avevamo trovate solamente due. Cioè, tecnicamente in zona ne avevamo trovata solamente una e una l'avevamo trovata già da prima. Cioè, forse andiamo avanti giusto un pochettino per sbloccare il prossimo falò.
Però direi subito di tornare indietro per cercare di capire dove ci porterà l'ultimo teletrasporto. Quello che prima non potevamo utilizzare. Ah, però ci sta pure la zona qua sotto. Non l'ho dimenticato. Ok che da solamente fior veleno, però meglio di niente. Ecco un'altra scrigna. Ecco, siamo già a 4-3 porte. Talismano del drago magico più uno. Bello. Vediamo di quanto aumenta la resistenza. Ok, non è affatto male, sapete. Un bel più 15% a cazzo di che ne lo apprezzo. Ah, alla fine non abbiamo letto sta roba dell'astrologa che aumenta l'intelligenza di 5. Talismano raffigurante, la leggenda di una regina. La giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno. Ogni passo del suo lungo viaggio l'aveva avvicinata alle stelle, finché non incontrò la luna piena. Fu allora che l'astrologa divenne regina. Un po' di lore, finalmente. Ora, in teoria, ste porte qua dovrebbero essere finite, no? Quelle basi, dico io. Semplicemente per gli scrigni. O forse ce ne sarà un'altra ancora, anche se ne dubito. Qua c'è lo scrigno che avevamo già preso, quindi... No, non c'è assolutamente nient'altro, raga. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora possiamo finalmente andare un po' più avanti. Che sta porta ormai è aperta. E c'è subito una grazia. Ok, quindi ricapitolando, quello che abbiamo fatto negli ultimi episodi è stato cominciare a esplorare quest'area qua male, esplorare completamente il lago, esplorare completamente Celia. Quindi solamente sta zona qua dobbiamo riesplorarla un pochettino meglio, perché ci sta il gigante bastardo, però essere onesti, ora come ora potremmo anche ignorare il gigante. No, no, facciamo tutto il giro come si deve, raga. Tanto siamo arrivati fin qua, abbiamo fatto 30, famo 31. Più avanti andremo qua dietro, torneremo verso il gigante e gli faremo il culo. Poi finiremo di esplorare tutta sta roba. Però, non prima di essere passato di nuovo per le tre torri magiche della ceppa. Se le ritrovo, raga, perché... Mo, a ritrovarle sarà la faticaccia. Perché non mi ricordo minimamente dove potrebbero essere queste torri. Forse sotto. Boh, io non le vedo, raga. Voi le vedete? Aiuto! Eccole, forse queste? Sì, quattro campanili. Eccoci qua. Però, già che ci siamo, penso che possiamo fare pure un livello al volo. Direi che possiamo farlo in pia, dai. Questo è già aperto, quindi abbiamo già visto. E portava al precipizio, che questa era la zona del tutorial, che abbiamo sbloccato tipo subito. Poi questa era una parte della città di Nokron sotterranea. C'era un notturno incessante. E mancava solamente l'ultimo. Ovvero... Terre friabili! Vediamo dove andremo a finire. Oh. Ma che cazzo? Wow. Questo non me l'aspettavo. Figo. Porca troia. Vediamo quanto cazzo è figo. Madò. Veramente bello. Minchia. Ci passare mezz'ora solamente a fissare sto paesaggio. Ok, qua non c'è niente. Penso possiamo solamente scendere di qua. Sta roba vola? Oh no, sti cosi attaccheranno. Quindi meglio se lo faccio prima io. Aspetta, diamo poi un'occhiata veloce a sti cosi per capire cosa cavolo sono, scusate. Beh, come in prima impressione direi che sono molto brutti. Come seconda impressione direi che sono molto pericolosi. Come terza impressione direi che prendo il cazzo dalla distanza. Quindi, brucia stronzo! Porca puttana! Sono veramente tosti. Oh no. E ma che si fa? Cazzarola. Sono tosti, raga. Però
Cazzo. Non è che sono semplicemente tossici, sono figli di puttane, è diverso il discorso. 2, 3, 4, 1, 2. Brutto piccolo pezzo di merda. Vieni qua, vieni qua. Bastardo. A quanto pare ho attaccato quello sbagliato all'inizio. Se avessi lanciato direttamente a questo qua la palla di fuoco e avessi deciso di attaccare lui una volta, poi mi sei fatto uno sconto 1v1 super easy. Sì, ma sta zona è finita, così. Non c'è altro da vedere. Manco un oggetto, zero. Ok, diciamo che vale la pena solamente per la vista. La vista è spettacolare, raga. Troppo bello. Però col cazzo, voglio almeno un oggettuccio. Prova giù. Ma col cazzo, no, no, no. Te stai ubriaco, io giù non ci vado. Vediamo questo dove è andato. Avrà seguito il suo consiglio e sarà andato giù? No, sarà stato ucciso dai cosi. Esatto, esatto. Questo pure? Dov'è? Dov'è? Attenzione. Sì, sì. Qua la gente combatte e crepa contro sti cosi. Ah, ok, ci stava qualcos'altro. Mi sembrava strano. Un oggetto, infatti. Talismano del drago perlaceo. Ecco, ora sono soddisfatto e posso levarmi dalle palle. Ma sbagliavo, non ci ho trovato prima la versione più 1 di questo qua, quindi questo è inutile. Vabbè, ci sta, dai. Quindi, visto che sta zona abbiamo finita, possiamo andare avanti. Finendo di esplorare come si deve, sta zona qua di Sellia. Eccoci qua. Che il gigante vorrei ammazzarlo subito, però... essere onesti, cioè... un po' di impegno potrei anche ignorarlo. Ah, e soprattutto, raga, una cosa importante. Qua ci saremmo dovuti passare di notte. Perché io mi ricordo che un fottio di episodi fa, noi qua avevamo visto una creatura strana che camminava durante la notte. Incredibilmente sospetta, tra l'altro. Vabbè, tutti questi nemici ovviamente li ignoro perché sti cazzi. Anche se a fronte quel nemico di notte, con il bombardolo pazzo qua sopra sarebbe veramente difficile, forse. Quindi sì, sta parte di area l'abbiamo esplorata, non ci abbiamo trovato niente, manca solamente quel nemico notturno. E per poterlo affrontare dobbiamo per forza fare fuori via quel gigante. Gigante che ora possiamo massacrare finalmente, perché ora siamo riusciti a sbloccare tutta la zona più avanti. Però ovviamente lo massacreremo in un prossimo episodio, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e non nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao.